Ciao a tutti, bentornati nello spazio Pillola 92.000. Oggi per lo spazio dedicato alle discoteche, su richiesta di Anna D, vi parlerò della discoteca Fura e le Plesirma Zoom. E allora siete pronti? Vai con le Pillola 92.000 di oggi. Partiamo dalla discoteca Mazzum Le Plaisir, che si trovava a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, e che era un vero e proprio locale storico, che dalla metà degli anni 90 ha dato vita, nella serata di sabato, ad un alter ego, Le Plaisir. Tutte le serate si caratterizzavano per l'ambiente ricercato e innovativo e per la musica. I migliori DJ internazionali qui erano di casa e il divertimento era garantito a ritmo di musica house. Un ambiente fashion, glamour, che diviene elitario nello spazio del Royal Café Privé, dedicato ad un pubblico assolutamente esclusivo. Vi erano poi numerose serate a tema e sicuramente da non perdere era la serata White Trash, che rallegrava il settembre del Mazzum e colorava di bianco la follia della notte. La discoteca, più che un locale luogo di ritrovo, era anche un mito. A differenza di altre istituzioni, ha saputo anche rinnovarsi. Lo staff del club è stato rivoluzionato. Al mixer i DJ resident erano ben tre: Paolo Martini, Mark Livella e Luchino. Ognuno aveva il suo stile, ma l'eleganza e le capacità musicali non si discutono. Tra i guest che calcarono la console del Mazzum Le Plaisir si ricordano anche i Pasta Boys e, negli eventi speciali, gente come Richie Hawtin e Luciano. Nella primavera 2010 era arrivata anche un'altra novità: il ristorante del Mazzum Le Plaisir, il Mensa Pop, ubicato proprio all'interno del locale dove c'era il vecchio privé e decisamente chic, arredato in stile anni 30 per creare un netto contrasto con la modernità del nuovo arredo della discoteca Mazzum Le Plaisir. È proprio un mondo a parte. Andiamo ad ascoltare un estratto di una serata del 1995. One, two, one, two. Excuse me. Oh yeah. And now it goes down on my Zoom. It's alive on. It's really on. Excuse me. Okay. It goes down live on my Zoom. It's the best DJ. It's a maybe. It's a maybe. It's a Claudio Di Rocco. Oh yes, I can't believe it. Oh sure. It's a maybe. It's a maybe. You know it. We'll be right back.
E poi parlavamo della serata White Trash, allora vediamo proprio un estratto del 2009. Passiamo a un'altra discoteca della zona, la discoteca Fura, che si trovava a Lonato del Garda in via Lavagnone 13, a soli pochi chilometri da Desenzano. Il locale era un punto di ritrovo dei giovani da tutta la Lombardia e Veneto. Era aperto dal venerdì al sabato dalle ore 23 alle ore 5 e la domenica dalle ore 22 alle ore 3. Per l'ingresso occorreva mettersi in lista per avere uno sconto, mentre la domenica l'ingresso era libero. La discoteca Fura era un locale all'avanguardia delle notti lombarde. Rinnovato per la stagione 2010-2011, al Fura nel corso degli anni hanno suonato top DJ internazionali come Frankie Knuckles, Tony Humphries, Bobby e Steve, Harry Chuchu Romero, David Morales, Roger Sanchez, Eric Morillo e Pete Tong. Il locale si distingueva per il design minimale e l'uso della tecnologia, che presentava un ambiente curato. Il Fura era anche animazione e arte visiva di altissimo livello, grazie al personale qualificato e alla musica scelta, ma non solo. Tramite il Fura si potevano organizzare serate con tanto di servizio pullman che copriva principalmente le province di Brescia, Verona, Bergamo, Mantova e Trento. Si organizzavano spesso presso il Fura la One Night Cena da Gigi. In questo evento ci sono DJ come Claudio Coccoluto, Massimino Lippoli, Stefano Fontana, Steve Mantovani, Paolo Martini, Marco Dionigi, Adrian Morrison e Christian Gucci. Durante i venerdì dei mesi estivi la discoteca collaborava nel proprio garden con il Circus Beat Club di Brescia. Il sabato la discoteca Fura proponeva varie situazioni nelle piste, sala house con resident e DJ rotation, nella sala privé svariate feste a tema con musica dall'R&B, afro, techno, minimal, revival e live. Si alternavano al Fura diversi special guest. Ascoltiamo un estratto di una serata del 1996. Thank you.
check it out, 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 bye.
piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale. Ringrazio Anna D per avermi suggerito questo video. Vi ricordo che se avete degli approfondimenti o dei correttivi su questo video fatemelo sapere nei commenti, così li vedremo in un ulteriore video. Mentre invece se volete raccontare voi in prima persona le vostre esperienze legate a questa o ad altre discoteche, scrivetemelo sulla mia pagina Facebook o Instagram, di cui vi lascio il link in descrizione. Ci organizziamo con una call e sarete voi a raccontare in prima persona le vostre esperienze. Ci vediamo alla prossima!